Ministro, lei sarebbe d'accordo dei bond per finanziare, diciamo, i vari piani di aiuto all'Europa, che poi in fondo sono un po' simili a quelli che hanno finanziato il fondo Sure? Noi abbiamo fatto una proposta congiunta con la Spagna per introdurre uno Sure strutturale che serva a gestire le transizioni, perché questa vicenda non cancella né il Covid né le transizioni che comunque stanno andando avanti. E non escludo che lo stesso meccanismo possa essere utilizzato anche per affrontare questa emergenza. Insomma, se vogliamo uscire da queste vicende mantenendo il livello di coesione sociale, evitando una crescita delle diseguaglianze, bisogna che l'Europa si dia più strumenti comuni. E quella è una strada che si può percorrere. Mi auguro che nella definizione delle nuove regole di bilancio questo aspetto sia considerato adeguatamente e che la vicenda Covid e reazione al Covid non sia una parentesi isolata, ma diventi un modo strutturale con il quale l'Europa risponde a quelli che purtroppo abbiamo visto sono shock sempre più frequenti e imprevedibili. Minister, are you worried that this war will actually lead to an economic recession in the Eurozone? Noi abbiamo affrontato questo tema nella discussione di oggi. Al momento non abbiamo raggiunto, diciamo, una risposta definitiva. Credo che ci sia stata, diciamo, una raccolta di valutazioni più che una proposta univoca. Io sono d'accordo a riflettere su come l'Europa può svolgere un proprio ruolo nello scenario globale dopo questa vicenda. Quali sono gli strumenti, qual è il livello degli investimenti, credo ne debba essere una conseguenza. Sicuramente quello che vediamo è che le sfide che stanno di fronte a noi sono tali per cui, come dicevo, non è sufficiente una risposta comune una tantum. Migrazione, pandemia, guerra richiedono in qualche modo un'Europa che abbia una sua struttura stabile, che sia in grado di non essere sempre spiazzata dalla nuova emergenza, ma di prevedere il fatto che siamo in un mondo in cui le emergenze si susseguono e l'Europa deve saperle affrontare come un soggetto unico.